Amici ascoltatori di Radio Orson, bentornati al nostro appuntamento dedicato ai consigli di lettura tutti da ascoltare. Io sono Raffaella e oggi mi piacerebbe consigliarvi un capolavoro di un genio letterario che è stato uno scrittore e un filosofo boemo. Parlo di Franz Kafka e il libro di oggi è Lettera al padre. Lettera al padre è una serie di lettere scritte in realtà nel 1919, ma poi pubblicate postume nel 1952. Da queste lettere emerge come Franz bambino abbia vissuto la figura del padre, un padre molto duro con il figlio che si sentiva superiore a tutti, un padre padrone, un tiranno che non sapeva apprezzare il carattere docile e delicato del figlio, men che meno comprendeva il suo lavoro di scrittore. Questo testo è sicuramente la testimonianza di quanto la figura del padre abbia influito sulla vita esistenziale, lavorativa, sentimentale di Kafka, e in questo racconto egli esprime tutto il suo disagio, tutta la sua sofferenza nel gestire un conflitto col padre che ancora adesso che scrive da adulto non è superato. Io lessi per la prima volta questa opera da adolescente e la trovai ovviamente appassionante, forse perché anch'io vivevo un rapporto burrascoso con mio padre, come tantissimi altri adolescenti, e quindi in qualche modo mi sentivo compresa. Leggendo le parole di Kafka sentivo di scaricare anch'io la tensione, come se ne parlassi con un amico. Dovete immaginare che queste lettere non sono state scritte e nate per essere pubblicate, è una scrittura totalmente privata che Kafka non aveva intenzione di pubblicare e men che meno di far leggere a suo padre, anzi chiese a un caro amico di bruciare tutte le sue opere una volta morto. Grazie al cielo questo coscienzioso amico gli ha disubbidito. Questa lunga confessione al padre che potete leggere in questo racconto è un resoconto molto molto profondo. È un Kafka adulto che si porta dietro, come tutti noi, i traumi infantili, che medita, riflette sulle difficoltà relazionali, sociali, che si rende conto derivano da quel primo rapporto gestito male col padre. Quando Kafka scrive siamo proprio nell'era della psicanalisi, il rapporto coi genitori assume quindi un'importanza mai avuta prima, così anche come la terapia conversazionale, ed è proprio questo che Kafka fa scrivendo queste lettere, si racconta immaginando di avere davanti quel padre a cui non aveva il coraggio di dire tutte quelle cose dal vivo. In questo racconto, in questo scritto intenso, estremamente personale, emotivo, emergono tutte le tematiche kafkiane: l'angoscia, la solitudine, la colpa, l'incapacità di comunicare. Nei suoi romanzi questi temi ci sono, però sono sempre raccontati con uno stile surreale, volutamente oscuro. In Lettera al padre invece sono allo scoperto. Kafka in questo racconto si mette a nudo come non ha mai fatto in nessun'altra opera. Vi leggo una piccolissima parte di questa lettera, proprio l'inizio, per farvi capire quanto Kafka nello scrivere stia come più parlando con se stesso che con suo padre. Questa lunga lettera è in realtà un'autoriflessione, un tentativo di mettere ordine al caos che sente dentro di sé, e spesso la scrittura è proprio una tecnica efficace per riuscire a mettere ordine, a dare forma alla confusione. Caro papà, recentemente ti è capitato di chiedermi perché affermo che avrei paura di te. Come al solito non ho saputo risponderti, in parte appunto per la paura che mi incuti, in parte perché motivare questa paura richiederebbe troppi particolari, più di quanti riuscirei a riunire in qualche modo in un discorso. Se ora tento di risponderti per lettera,
Anche questa sarà una risposta molto incompleta, perché anche quando scrivo mi bloccano la paura di te e le sue conseguenze, e perché la vastità del tema oltrepassa di gran lunga la mia memoria e la mia intelligenza. La questione per te si è sempre presentata in termini molto semplici, almeno quando ne parlavi con me. Ti sembrava che le cose stessero all'incirca così. Tu hai lavorato duramente tutta la vita, sacrificando tutto per i tuoi figli, per me in particolare. Insomma, io sarei vissuto senza pensieri, con la più ampia libertà di studiare quel che mi piaceva, senza alcun motivo di preoccupazioni materiali. In cambio, non hai preteso alcuna gratitudine. Tu conosci la gratitudine dei figli, ma almeno una certa compiacenza, un segno di simpatia. Invece io mi sono sempre rifugiato nella mia stanza, tra i libri, con amici esaltati, idee stravaganti, sfuggendoti. Non ti ho mai parlato a cuore aperto, non ti ho mai accompagnato al tempio, non ti sono mai venuto a trovare a Franzasbad. D'altronde non ho mai posseduto il senso della famiglia, non mi sono mai occupato del negozio o dei tuoi affari. La fabbrica te l'ho lasciata sul gobbo per poi piantarti in asso. Ho dato manforte a Otla nelle sue cucciutaggini e mentre per te non muovo un dito, per gli amici farei qualunque cosa. Riassumendo il tuo giudizio su di me, se ne ricava che tu non mi rinfacci atteggiamenti poco dignitosi o malvagi, ma freddezza, estraneità, ingratitudine. E me le rinfacci come se la colpa fosse solo mia, come se con una sterzata io avessi potuto sistemare tutto in un altro modo, mentre tu non avresti nessuna colpa se non quella di essere stato troppo buono con me. Questa tua idea fissa la ritengo legittima solo nel senso che anch'io, riguardo alla nostra estraneità, credo nella tua assoluta mancanza di colpa. Ma io sono altrettanto innocente, nel modo più assoluto. Se riuscissi a fartelo ammettere, forse sarebbe possibile, non dico una nuova vita, ormai siamo entrambi troppo vecchi, ma almeno una sorta di tregua, e se non la cessazione, almeno un attenuarsi dei tuoi continui rimproveri.